E bella a tutti ragazzi, eccoci a questo nuovo video su Erika, ragazzi, il nuovo gioco horror interattivo, molto molto interessante. Se avete visto le altre puntate, mi raccomando, se non le avete viste andatele a vedere. Ho visto anche che ci sono i sottotitoli, perché ovviamente sono un po' rimbambito, quindi mettiamo i sottotitoli che non li mettiamo mai. Andiamo avanti, raga. Eravamo rimasti e ci siamo addormentati, ubriache, nella stanza. Con la ragazza là che non mi ricordo il nome. Esploriamo, dove esploriamo? Esplorando. E ci siamo risvegliati qua fuori. Come ci siamo finiti qua fuori, io non lo so. Eravamo dentro, o è un sogno, o è un altro sogno. Questo, o lei, boh, ci ha portato qua fuori. Che diamine c'ho in mezzo alle gambe? Una foglia. Che roba è? Che diavoleria è mai questa? Comunque, secondo me siamo in un manicomio, una Guardate roba. chi ha ritrovato la strada. Dove diavolo sei stata? Ti ho cercata dappertutto. C'è posta per te. Sembra Addirittura. costosa. È C'è posta per me. bellissimo. Apriamolo! Vai! Con due dita, non con una, con due. Eccola! Quella è la bambola. Mica sta attenta, che te magna. Mozzica! Mozzicando! Ecco il simbolo. Quel simbolo mi sa Anna? Anna? Ecco, convulsioni. State indietro, lasciate le spazio. Che è successo? Oddio. Insanguinata. Sì, puliamolo, è meglio. Ecco il simbolo che c'aveva il tizio. Regà, tante cose non quadrano qua, eh? Bisogna capire bene. Evidenza, aia. La scatola è stata spedita ieri. Stiamo cercando di ottenere una descrizione del mittente. L'hanno già trovata, Eccola, dov'è? guardi questa. È la casa di Karl Steinbeck, il portiere di notte. Ecco, lo sapevo io che quel portiere lì. Quel portiere Abbiamo la c'entrava, è spada. morto? È scomparso. Perché quel simbolo? Perché aveva quel simbolo tatuato sul braccio? Una volta era sull'insegna all'ingresso. Viene dal tempio di Apollo a Delfi, in Grecia. Il loro motto era "Conosci te stesso". Tuo padre trovò che era adatto a noi. Dopo la sua morte togliemmo i simboli, ma il tatuaggio di Karl è rimasto. È morto? No, chiediamo se la pelle è sua. Era la sua. La pelle. Non è ufficiale, ma è lo stesso tatuaggio. E poi c'è questo. La Perché bambola. mandare la bambola? Eccolo, il ricordo della bambola rinchiusa nel. Pass presa da casa. Ce l'ho con me da quando ero piccola. Ma l'ho lasciata nel mio appartamento. Dovremmo tornare a casa sua. Dovrà dare un'occhiata in giro, controllare che non manchi nient'altro. E potrà prendere dei vestiti. Oh, Qualunque cosa le gentile. serva. Molto gentile. Pare che dovrà restare qui per un po'. Andiamo bene.
Va tutto bene. Ma mica tanto. Mica tanto, ecco, manco c'è bisogno della chiave. Aperta, sfondata. Mi dispiace. Oddio. Chiedo ai vicini se hanno visto qualcosa. Tutto sotto sopra, regà. È tutto sotto sopra. Vediamo qua lì il libro. Eccolo, l'uomo in nero o la donna? Qualcuno si è introdotto nella porta accanto. Polizia, può venire alla porta. È la vicina. Merda. Resti dentro. Oi. Aprite la porta o sarò costretto a sfondarla. Sto per sfondare la porta. Infatti si ricorda la ragazza che aveva una maschera in testa. Segui, io la seguo, io lo seguo, voglio sapere che sta succedendo. Forse dovevo obbedire, ma noi dobbiamo guardare cosa succede. C'è puzza, quindi sarà odore di cadavere. Che diavolo sta... Oh, i simboli dappertutto. Oddio. I simboli quelli brutti dappertutto, regà. Chissà, quella là secondo me c'entra qualcosa. Con quella maschera lì di lepre, cos'era? Una maschera strana la vicina aveva. Ora ritornano le cose, eh? Apriamo la porta. Osci. Esploriamo, che devi esplorare qua? Andiamo a vedere chi è. Oh, i fiori c'ha in bocca. Non guardi, non guardi. Non guardi, abbiamo pure toccato. Ah, la faccia di non guardare. Raga, la storia promette bene qua, eh. Suoniamo. Suonando. E lei si è risvegliata fuori col petalo nei piedi nella puntata di oggi, ovviamente. E lui è morto, aveva i petali Mozart in bocca. Che diavolo sta succedendo qua, ragazzi? Vieni, subito. Andiamo a vedere che succede, va. Scappando, fuggendo. Oh 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 oh. È morta? Stanno portando Anna a fare un'operazione. È cresciuta in una casa famiglia di merda. Ha finto di essere depressa per uscirne ed è finita qui. Non era neanche malata. E adesso le apriranno la testa. Oddio. Andiamo.
guarda nel comodino. Cerca qualsiasi cosa che sembri strano, fuori posto. Chiedi, chiedi. E questo a che serve? Stiamo indagando. No, e sei dell'FBI. Serve come? Vabbè. Potresti esserci tu. O io. Che ha trovato? Che è? I petali? Li vedo nei miei sogni. Petali rosa che cade. Eccola, inizia a sanguinare. Confida, confida, confidiamoci. Ah sì, l'abbiamo visto anche noi. È la matta. Dov'è Anna? È andata. Rekt. Anna è andata. Anna is erect. Ma che ci facevano i petali? Dobbiamo solo rivedere alcune prove trovate nel parco. È quasi tutto in laboratorio, ma vorrei controllare un paio di cose. Non preoccuparti. L'ispettore capo ci ha chiesto di farlo qui. Non alla polizia. Perché non lo facciamo alla stazione di polizia? È già passate abbastanza. Vogliamo che tu sia il più possibile a tuo agio. Mi puzza sta storia, ve lo dico. Vi aspettavo. Entrate. Ma è davvero un poliziotto quello? Inizia ad avere dei dubbi su tutto, raga. Inizia ad avere dubbi su tutto. Ispettore capo, cosa ne pensa? Ci siamo vicini. È lei. Boh. Non lo so, raga, è lei. A me me lo dici. No. No, no, manca qualcosa. Ok. Che mi dici di questa? L'abbiamo trovata nel suo appartamento. Diamo un occhio. Il suo nome è Mia Gri. Oh, chi è quella là? Mia Gri. Era una paziente alla Delphi House. Era una grande amica di tua madre. Era molto protettiva con lei. A volte in modo aggressivo. Una paziente. Che cosa aveva? Lei era difficile, a volte violenta. La sua infanzia fu estremamente spiacevole, ma l'amicizia con tua madre le diede grande. La notte in cui morì tua madre, Mia Green entrò nel dispensario. Si procurò un overdose e morì. Addirittura, Dio. Morta. La stanno a morire tutti, raga. L'ho vista. Abbiamo chiesto al giudice di riesumare il corpo. Fino ad allora dovrà restare alla Delphi House. Ecco. Bloccata al manicomio. Ce la faccio, grazie. Le dispiace. Casa Colker. Sì, sono il sergente Blake. Subito. Devo andare. Ecco. Un intruso alla Delphi House. Un intruso? Oddio. Lei non è sicuro. Insisti, insisti, io voglio venire. Vengo anch'io. No, Erika, ha ragione. Non
può fare nulla. Erika, stai bene. Sangui. Ecco, pure lei inizia a sanguinare. Ci penso io. Inizia a sanguinare pure lei. Oddio. Il bagno è di là, in fondo al corridoio. Non può sbagliare. Brutte. Aia. Finestra aperta. Vediamo la finestra. Chiudi finestra. Che se arriva qualcuno, rect. C'è là. Chi va là? È un cane? Una volpe, sembra una volpe, raga. Che ci fa una volpe lì? Non è un cane quello, c'aveva la coda. Ecco. Che succede? Raga. Che gli è successo, amo? No, vabbè. Sì, è! C'è l'assassino in casa, raga. E mo? Una foto di lui. Ma che diavolo sta succedendo? Eccolo qua il simbolino. Vediamo il simbolino. Questo simbolo è ovunque. Anche lui era di questi qua. Ma io... Ciao, Eric. Ecco! Eccola, il killer. Ti è piaciuto il regalo? Paura, shock, incredulità. Tu sei morta. Non ancora. Non ancora. Non come l'ispettore capo e gli altri. Ah, l'ha fatti secchi tutti. Joe, erano coinvolti tutti. Non ti farei mai del male. Paura, disperazione, paura. Vai. Ho paura. Non ti avvicinare, non sono qui per farti del male. Come no? C'è la pistola! Per proteggerti. Ah. Assassina! Hai ucciso mio padre. Lui mi ha reso un mostro. Ah. Lui ha preso tua madre e l'ha rinchiusa. Addirittura. Mondo sotto Delphi House. Ah. Passaggi segreti e porte nascoste ti conducono lì. Ti ho dato il medaglione. Era la chiave di tutto. Ma tu l'hai dato via. Medaglione? Che medaglione? Ce n'è un altro. Ed è proprio lì, di fronte a te. Ah. Eccolo. Oh, calma, stia calma. Le serrature sono nei muri. Nei muri? Provane uno e vedrai tu stessa. Oddio, ma che succede là dentro, ragazzi? La Delphi House. C'è una vecchia fattoria. Nel bosco. Tra qui e Delphi House. Ti aspetterò lì. Nella vecchia fattoria. Vabbè, che devo fare questo coso? Girandolo? Vieni su. Vieni sola. Boh. Cosa hai dovuto restare? Regà,
Spero che questa puntata vi sia piaciuta. Ah, raga, il gioco si sta facendo sempre più intrigante. Ci sono dei passaggi segreti nella Delphi House. E adesso non so se quella che abbiamo visto ora è una visione o è reale, però abbiamo il medaglione e dobbiamo vedere ste porte segrete, un altro mondo dice che c'è nella Delphi House. Andiamo a vedere, nella prossima puntata ne sapremo di più, regà. Spero che questo video vi sia piaciuto, lasciate tanti bei like, lasciate tanti bei commenti e noi come sempre ci becchiamo al prossimo video. Bella, regà.